Il pensiero. Pensiero deriva dal latino pensum, participio del verbo pendere, che vuol dire pesare, e stava a indicare un quantitativo di lana che veniva pesata per poter essere lavorata dalle filatrici. Il pensiero è un'attività della mente che ha contenuti simbolici, si avvale di rappresentazioni astratte. Quando è che pensiamo? Tutte le volte in cui svolgiamo dei ragionamenti, cerchiamo di risolvere un problema, riflettiamo su un avvenimento presente o passato, elaboriamo progetti e creiamo. Per Vygotsky, uno psicologo e pedagogista sovietico russo, padre della scuola storico-culturale, il linguaggio è in relazione dinamica con il pensiero, in quanto in grado di trasformarlo e influenzarlo. Linguaggio e pensiero si integrano nel corso dello sviluppo, divenendo tra loro interdipendenti. Come sviluppare il pensiero? Attuando tutto un insieme di pratiche ed essendo molto disciplinati. Intanto bisogna curare l'igiene del corpo e un'alimentazione sana ed equilibrata, facendo in modo che durante il corso della giornata compaiano tutti i nutrienti di cui il corpo necessita, evitando il cibo spazzatura. Organizzare in modo adeguato l'ambiente di apprendimento, stabilendo pause. Quindi, per organizzare in modo adeguato l'ambiente di apprendimento significa che dobbiamo avere una scrivania dotata di un'illuminazione, un luogo dove ci sia un ricambio di ossigeno e dove non siano presenti dei rumori fastidiosi. Altro aspetto che favorisce lo sviluppo del pensiero è svolgere un'attività fisica quotidiana, anche blanda, ma costante, quindi camminare, oppure in estate ad esempio nuotare, se non si va in piscina a nuotare. Un'attività anche più intensa come il correre e così via. Emozionarsi, quindi stare in compagnia di persone con cui stiamo bene, con cui abbiamo degli interessi, con cui condividiamo dei modi di pensare o semplicemente a cui vogliamo bene. Promuovere attività stimolanti di lettura, scrittura, visione di film, serie varie, imparare a suonare uno strumento musicale. Dedicarsi a progetti coinvolgenti, semplici, anche come pianificare un viaggio, conoscere la propria città, attuare un progetto, un semplice progetto che ci coinvolge, svolgere un'attività creativa, come scrivere, pagine di diario, scrivere una recensione, elaborare delle presentazioni. Fare dei manufatti con i ferri come maglie, maglioncini, cucinare, dedicarsi alla cura di una pianta, di piante e di animali.